Buongiorno a tutti, mi chiamo Aldo Stella e insegno psicologia del turismo presso il corso MICO. Vorrei rapidamente indicare i punti essenziali intorno ai quali cercherò di far ruotare il programma per il prossimo anno accademico. Inizierò parlando dell'etimo della parola turismo, e cioè mostrando come l'espressione turismo è da tour, l'espressione francese tour, che significa giro, e ciò sta a indicare che il viaggio turistico è un viaggio che comunque prevede un ritorno al punto di partenza. Per questo in fondo sostanzialmente è un giro, è un ritornare al punto di partenza, cosa che invece non prevede il viaggio vero e proprio. Chi compie un autentico viaggio non necessariamente ritornerà al punto di partenza, ma non infrequentemente si fermerà nella meta che avrà raggiunto e che eleggerà come propria nuova stabile dimora. Il secondo aspetto intorno al quale cercherò di richiamare l'attenzione di chi verrà ad ascoltare le mie lezioni sarà quello dell'identità personale. Il tema dell'identità personale è un tema centrale non solo nell'ambito della psicologia generale e un po' in ogni ambito psicologico, ma anche nell'ambito della psicologia del turismo questo tema riveste un valore centrale. Perché se definire l'identità di una persona è intendere il rapporto che questa persona ha con il limite che circoscrive e connota la propria identità e dunque la capacità che ha di relazionarsi alla differenza, ciò significa che l'identità di un turista è un'identità aperta. È l'identità di chi non vive con sospetto, con timore l'altro, né altre zone, altri luoghi, altre realtà, ma anzi vive l'interesse, se volete al limite la curiosità di incontrare nuove persone, fare nuove esperienze e visitare nuove realtà. Quindi questo tema dell'identità avrà ricadute importanti sulla definizione di quella che potremmo definire l'identità di un turista. In terzo luogo ci occuperemo delle motivazioni delle scelte turistiche, e cioè del perché determinate persone preferiscono determinate mete turistiche ad altre. E cercheremo di ricondurre a precise motivazioni psicologiche le scelte che si vanno via via compiendo. Da ultimo, cercherò di illustrare quello che potremmo definire un turismo interiore, e cioè il fatto che ciascuno di noi, probabilmente non conosce appieno se stesso e dunque sarebbe auspicabile che svolgesse un viaggio dentro se stesso volto all'esplorazione di quelle aree, di quelle zone della propria identità personale che finora sono rimaste non sufficientemente illuminate, chiarite, portate alla luce. E dunque un turismo interiore ha la formidabile funzione di rendere presente al soggetto gli aspetti più nascosti che egli ha dentro se stesso. Grazie per l'attenzione. Rosso.